Il sorriso è una componente essenziale per i bambini, essendo questa una malattia genetica, quindi in cui i primi sviluppi si hanno nell'età pediatrica, quindi nell'età appena dopo la nascita, e quindi il sorriso è l'arma in più che hanno i ragazzi per poter affrontare la quotidianità di questa malattia, che è abbastanza pesante sin dai primi giorni di vita. E quindi questo ci sembrava che il messaggio fosse il più adatto. Gli scopi della nostra associazione, oltre che essere quelli di assistenza e di supporto alle famiglie e ai pazienti, che è una cosa ormai istituzionale di cui ne parliamo ormai da diversi anni, fortunatamente avendo un buon riscontro, abbiamo ancora il problema di pubblicizzare, nel senso di far conoscere la malattia, di far conoscere la patologia, ed oltre questo anche di fare uno sforzo affinché si è voluto farlo ad Atri, anche con l'aiuto degli amici qua che ci hanno proposto questo calendario, si è voluto farlo ad Atri, che è sede del centro regionale di fibrosi cistica, anche per sensibilizzare la popolazione dell'esistenza di questo centro, ma per far capire anche che c'è la possibilità che il centro regionale di fibrosi cistica per l'ospedale di Atri può rappresentare una risorsa, può essere veramente il grimaldello per fare in modo che l'ospedale di Atri riacquisti il ruolo che spetta a questo territorio, diciamo. Sì, una iniziativa lodevolissima che il Comune di Atri ha appoggiato, che nasce dall'iniziativa, questa volta non di un'associazione, ma addirittura di 3 persone. Che io ringrazio, le persone di Gianluca Salsetta, di Umberto Sorgentone e di Peppe Tracanno. Sono convinto che questo sarà l'inizio di una serie di iniziative a sostegno della fibrosi cistica e non solo. E non posso non ringraziare, naturalmente, lo faccio con grande entusiasmo, anche il dottor Morelli e tutti i medici e gli operatori dell'ospedale di Atri, ove vi è il centro regionale di fibrosi cistica, e colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare il gruppo della Clown Terapia, che quest'oggi ha dato una mano anche nella realizzazione di questa iniziativa.